Juventus Genoa 4-0. La partita dai molteplici volti. Una gara che i bianconeri giocano male per tutto il primo tempo, quasi oppressi dall'incubo di non segnare, mentre i rossoblù, che in fondo hanno poco da perdere, manovrano con calma lanciando secchi contropiede che innervosiscono la difesa torinese. La Juve, che ha qualche uomo chiaramente non al massimo della condizione, forza comunque il ritmo con l'onnipresente Benetti, con la grinta di Tardelli, le intuizioni di Causio. Bettega e Virdis si battono nel cuore della difesa genoana, cercando di perfezionare un'intesa che tarda a venire. Sembra sia la volta buona al 32esimo, quando da uno scambio d'alta scuola fra i due esce la palla buona per Virdis. Il tiro però tradisce il sardo e la palla va alto. Subito dopo un brutto episodio. Gentile viene duramente attaccato da Di Giovanni e nel rialzarsi lo colpisce a sua volta. Il genoano resta a terra, poi viene portato fuori in barella mentre l'arbitro ammonisce Gentile. Al posto del giovane attaccante genoano, che ha riportato la frattura della gamba destra e al quale vanno tutti i nostri auguri, entra Mendoza e cerca subito vendetta contro il bianconero. L'arbitro ammonisce pure lui. Al 39esimo c'è un preciso lancio per lo scatto di Damiani, sul quale esce benissimo Zoff, evitando il gol. La ripresa comincia con la Juve che attacca a tutto campo e subito Girardi deve bloccare un tiro di Cabrini che ha sostituito Scirea. C'è qualche preoccupazione per il libero della Juventus che alla fine del primo tempo ha risentito di un colpo al ginocchio destro. Qualcuno parla di menisco, ma potrebbe anche essere un malanno passeggero. Il tema della gara, mentre Damiani rimedia uno stiramento muscolare e rimane in campo nullo quasi, è ormai monocorde. Juve in attacco e Genoa in strenua difesa. Al 13esimo questo episodio in area rossoblu, ma Barbaresco forse non se ne accorge, oppure giudica con un metro tutto particolare l'abbraccio con cui Berni cerca di bloccare Bettega. Al 23esimo il primo elaboratissimo gol, con tre tiri quasi consecutivi, salvataggi all'ultimo istante, poi la botta imprendibile di Tardelli. Sei minuti dopo c'è il bis. Su cross di Gentile, testa di Virdis, cui fa da sponda la testa di Ogliari. 2-0. Al 37esimo c'è una grossa occasione per Mendoza solo davanti a Zoff, ma il genoano se la lascia sfuggire. E fatalmente va a segno ancora la Juve dopo un passaggio filtrante di Furino. Sono in due i bianconeri sulla palla, ma il tocco decisivo è di Causio. 41esimo, scatta bene Virdis verso la porta di Girardi che tenta l'uscita. Il pallone carambola su Onofri ed entra in rete. 4-0.